Abbiamo qui Luca Rinaldi che ha un percorso interessante, mi fa molto piacere ospitarlo già per la terza volta. Primo perché arriva da un percorso di questa facoltà o di questo dipartimento e quindi vi può raccontare come da questo dipartimento con il nostro percorso di studi si può uscire e abbracciare una professione come quella che lui ha scelto. Secondo è un giornalista molto in gamba che stimo. Va bene, mi presento molto, molto brevemente, come ha detto il professore Luca Rinaldi, arrivo dalla vostra stessa formazione, il vostro stesso corso, e una volta terminati gli studi ho intrapreso, diciamo così, la carriera di giornalista, anche se l'avevo intrapresa leggermente prima di finire gli studi, e tra l'altro anche qui con la radio dell'università, che è un'esperienza che vi consiglio di fare nel caso in cui qualcuno volesse affacciarsi alla professione. Io ho 30 anni e ho scritto per troppi giornali, troppe cose, adesso sono al Corriere della Sera e all'Inchiesta.it. Molti poi snobbano il passaggio dai giornali locali oppure occuparsi di cose piccole e di cose magari di cittadine che non arrivano al migliaio di abitanti. Invece lì è una palestra importante, perché è da lì che poi si fa ad avere la relazione sia con le istituzioni, che seppur piccole però già hanno tutte le caratteristiche di quello con cui poi ci si scontrerà più avanti. Quindi persone che hanno poca voglia di rilasciare dei documenti, persone che hanno poca voglia di parlare e cose di questo genere, sia dal rapporto con la cittadinanza, perché tante grandi inchieste giornalistiche non nascono da una fonte interna a un'istituzione o dall'illuminazione di un giornalista a cui viene in mente di indagare su un'altra cosa, ma arrivano da una segnalazione di un cittadino che magari segnala dietro casa mia. Anche tante inchieste proprio giudiziarie partono dalle segnalazioni dei cittadini, quindi figurarsi con le giornalistiche. E quindi questa della cronaca locale e poi della cronaca nera, con cui si hanno rapporti quotidiani con polizia, carabinieri e magistratura, insegna molto, quindi secondo me la strada è giusta. Io di solito durante questa lezione cerco di toccare qualche punto che sia di interesse per capire come funziona poi tutta la macchina giornalistica, perché una volta dentro una redazione ci sono tanti mestieri che si fanno, ci sono tanti lavori. E sono lavori che però si vanno assottigliando, ovvero il lavoro rimane, ma è lo stesso giornalista che si fa carico di cose che un tempo facevano anche altre persone. Quindi oggi un giornalista non deve essere solo capace di andare sul posto, guardare e scrivere quello che vede, e magari una volta addirittura si telefonava in redazione e c'era la telescrivente, che io quella roba non l'ho mai, forse una volta mi è capitato di dettare un mezzo al telefono, ma proprio perché ti ritrovi in posti completamente sperduti, ma non succede quasi mai. Quindi un giornalista oggi deve essere capace di andare sui posti, scrivere, scavare dove deve scavare, poi vedremo anche come. Deve essere in grado anche di fare registrare audio, registrare video e allo stesso tempo anche editarli, perché nelle realtà, per esempio, online, anche più piccole, si lavora, ma bisogna anche avere qualche capacità tecnica. Una cosa fondamentale è ovviamente il diritto, quindi capire quali sono i diritti del giornalista, anche ovviamente anche i doveri, ma noi siamo una categoria forse anche un po' privilegiata sotto alcuni punti di vista, per esempio studiatevi bene la legge 241 del 90, che è un po' il caposaldo di quello che potrebbe essere un giornalismo d'inchiesta ben fatto, e quindi le richieste di accesso agli atti, alla pubblica amministrazione e tutto questo filone. Adesso vi sto buttando lì un po' di elementi, poi se qualcuno ha intenzione di approfondire o di avere qualche informazione in più, io sono qui apposta.
E quindi questi sono un po' di elementi. L'ultimo, ma il più importante, è imparate a usare Excel. Adesso vi sembrerà un'indicazione un po' stupida, molti di voi probabilmente non sapranno sicuramente già utilizzare bene. E perché dentro i numeri ci sono le notizie, diciamo così, questo è il fondamento, diciamo, di quello che viene chiamato data journalism, che però è una cosa che i giornalisti hanno sempre fatto. Allora, praticamente cosa succede? Spiego brevemente il fatto. C'è una legge in Italia che disciplina la vendita degli armamenti ai paesi in conflitto. Nell'anno scorso dall'Italia sono partiti alcuni carichi di bombe prodotte in questo stabilimento sardo, che è di proprietà di un'azienda tedesca, e sono finite in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è coinvolta in un conflitto con lo Yemen. Venerdì scorso, se non ricordo male la data, o comunque nel fine settimana, nello Yemen c'è stato un bombardamento da parte dell'Arabia Saudita durante un funerale, ci sono stati 115 morti, quindi il tema è tornato un po' d'attualità. E quindi, però questa legge appunto vieterebbe il passaggio di armamento bellico appunto a paesi in guerra, eppure si scopre che l'Italia, come vedete, ha un'esportazione verso l'Arabia Saudita per parecchi soldini, che se non ricordo male la somma totale era sui 270 milioni, che addirittura nel 2015 è cresciuta rispetto al 2014. Quindi, se vuoi, già questa è una notizia, dire: ma come, c'è questa legge e noi esportiamo e il nostro export è in salita nonostante la legge. E viene fuori che questa azienda tedesca, che guarda caso è pure quella che vedete quella più in blu, RVM è, guarda caso, quell'azienda tedesca che ha sede legale in Italia, una a Brescia, che è la sede legale, e una a Domus Novas, che è in Sardegna, da dove poi è partito il carico delle bombe. E quindi veniamo a scoprire che effettivamente veniamo a scoprire questo numero, ma questo numero dove l'abbiamo trovato? E qui poi ci si reimmette ancora nel discorso di riuscire a consultare a livello ottimale le fonti. L'abbiamo trovato in questo documento, che non è un documento segreto, è pubblico, ma sono, diciamo così, pochi quelli che stanno dietro al tema e pochi quelli che si sono messi evidentemente a spulciarlo, ed è la relazione sulle operazioni autorizzate per il controllo dell'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, che è una relazione che tutti gli anni viene fatta al Parlamento dai ministeri competenti. È tutto pubblico questo rapporto, se andate online a cercarlo lo trovate, farete un po' fatica a trovarlo, ma c'è, ed è un simpatico rapporto fatto di due volumi da, se non ricordo male, 500-600 pagine. Io, guardando lì, sono riuscito a estrapolare questa tabella, che è molto interessante, quindi per sé questa è già una notizia. Se aggiungi poi che si scopre che la procura di Brescia, visto che questa azienda tedesca ha la sede legale proprio in una cittadina vicino Brescia, ha aperto un'inchiesta per la violazione di quella famosa norma di cui abbiamo parlato prima, hai già fatto una storia, hai già in mano una storia abbastanza potente. E quindi, però la notizia te l'ha data il numero, perché tu dici dovrebbe essere zero. Cioè, questa roba non dovrebbe esistere praticamente, e invece sono 200 e passa milioni in aumento rispetto all'anno precedente. E quindi l'idea dei numeri che danno le notizie è questa qua, sostanzialmente. Questa notizia, in realtà, ci ha dato spunto per un'altra cosa, cioè la consultazione delle fonti, quindi fonti aperte, fonti chiuse, fonti più o meno pubbliche. Quella che abbiamo consultato per fare
questa inchiesta, questi numeri che abbiamo visto prima, è una fonte aperta. È una fonte aperta che abbiamo recuperato da dove? Dal sito del Senato della Repubblica, perché questo è un rapporto che viene inviato al Parlamento. Quindi, quando ci sono rapporti di questo tipo, sono recuperabili tranquillamente sul senato.it o camera.it. È ovvio che dovete smanettare un po' per andarli a recuperare. Quindi il mio consiglio pratico in questo caso è quello di imparare a consultare alcune tra le fonti più importanti, diciamo, che sono ovviamente i siti di Camera e Senato, perché voi dai siti di Camera e Senato avete accesso al patrimonio legislativo del paese, e quello, vabbè, non è complicato arrivarci, ma avete anche accesso a tutta una serie di altre fonti, di altre cose che hanno notizie, danno dati interessanti e che però non tutti nelle relazioni hanno tempo di consultare. E come mi vengono in mente due o tre esempi, andiamo ad esempio alle interrogazioni parlamentari, quindi il deputato che interroga il governo su un determinato fatto accaduto, mi vengono in mente le commissioni, quindi le audizioni delle commissioni sono molto importanti, perché comunque le commissioni a Camera e Senato ascoltano anche diretti interessati, coinvolti in alcuni fatti di interesse pubblico. Quindi possiamo consultare le audizioni della Commissione parlamentare antimafia per chi si occupa di quello, della Commissione difesa, della Commissione sul ciclo dei rifiuti, quindi tutte le tematiche ambientali e cose di questo genere. È tutto, diciamo che è tutto in chiaro, quindi basta. Poi anche su questo, se c'è qualcuno che vuole anche un approfondimento anche fuori dalla lezione, tutto quanto, io sono ovviamente a disposizione. E quindi qui siti di Camera e Senato, diciamo così, la loro consultazione sono fonti aperte, perché non c'è niente che ci vieta di arrivare ad ottenere quei documenti, ed è stato tutto online, basta che siamo bravi a cercarlo. Poi abbiamo altre fonti aperte, ovviamente sempre guardando da siti istituzionali, altri organi di stampa e tutto quanto. E poi c'è il tema delle fonti, diciamo così, quelle chiuse, quelle che sono più difficili da raggiungere e che ovviamente sono quelle che però hanno anche il materiale migliore. E qui chiaramente entriamo in un campo vasto, in un campo vario e spesso molto, molto spinoso, dentro cui bisogna muoversi anche con determinate cautele. L'esempio principe, diciamo, è quello dell'ottenimento degli atti giudiziari. Questo è un grande tema che viene dibattuto tutti i giorni, perché il giornalista che va a prendere l'ordinanza di custodia cautelare, quindi quel plico che i magistrati consegnano alla polizia per andare ad arrestare le persone, detta male ovviamente, non andate a un esame di procedura penale o di diritto a raccontarla così, sennò vi bocciano subito. Però dentro quel documento ci sono tutte le accuse che mesi o anni di investigazioni hanno recuperato nei confronti di un determinato soggetto. E qui c'è un grande dibattito che probabilmente anche chi di voi poi si affaccerà alla professione, con cui si scontrerà necessariamente, perché è una cosa che non si risolverà mai. E sostanzialmente noi otteniamo questi documenti dalle nostre fonti, diciamo così. Ogni tanto è l'avvocato, ogni tanto è il magistrato, ogni tanto è il poliziotto, ogni tanto è la guardia di finanza. Però non potremmo averlo, e questo è un grande tema, non potremmo averlo perché chiaramente questo è un documento riservato alle parti interessate a quel documento stesso, e le parti interessate sono ovviamente gli indagati e i difensori, gli avvocati difensori degli indagati, ma chiaramente gli organi di polizia. E però noi riusciamo a ottenerlo. E cosa succede se noi lo otteniamo? Che magari qualcuno ci dice: ma tu in quell'articolo hai citato in quel passaggio di un documento che non potevi avere. E allora lì cosa succede? Ormai quasi più nessuno
fauna cani, ma ti porta in tribunale per una cosa di questo genere. Però ci sono quelli che lo fanno. E quando tu vai in tribunale per una cosa di questo genere, il massimo che ti può capitare è di pagare un'ammenda da 280 euro. Quindi non conviene a una persona portare in tribunale un'altra per questa cosa. E solo che questa situazione continua a ripetersi e tutti i giorni abbiamo però il politico indagato che dice ma questa cosa è un proprio, e il giornalista che dice no, è giusto perché comunque è di interesse pubblico. Se un politico viene arrestato e a cui vengono contestate delle accuse che magari riguardano appunto l'amministrazione della cosa pubblica, è giusto che l'opinione pubblica venga a sapere di questa cosa. E quindi c'è questo muro contro muro che non si sa come risolvere. In realtà una soluzione probabilmente ci sarebbe pure, perché poi c'è tutta la questione delle intercettazioni telefoniche, quelle che si possono, quelle che finiscono nell'ordinanza e allora si possono citare, quelle che non finiscono nell'ordinanza perché stanno nei brogliacci e quindi tu hai avuto quelle cose illegalmente. Cioè, c'è tutto un mondo che, se volete indagare, trovate un'enciclopedia su questi temi. C'è tutto il grande tema delle fonti, diciamo così, chiuse nel giornalismo economico, perché ovviamente l'azienda pubblica, il ministero, il comune ha un obbligo di trasparenza verso il cittadino, e quindi diciamo così, gran parte dei documenti e delle decisioni che vengono prese da un'istituzione sono, barra dovrebbero, essere, ma questo è un tema, è un punto che toccheremo anche questo, sul sito istituzionale. Capita spesso nel giornalismo economico, quindi quando si parla di compagnie private, aziende private di questo genere, in cui voi avete una miniera di informazioni, diciamo così, già però dai bilanci. Voi, se andate, questo è un altro caso di consultazione delle fonti. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di FOIA, Freedom of Information Act, legge del 241 del 90 che accennavamo prima? No. Ok. Allora, sostanzialmente nel 1800 in Svezia un re dice però è giusto che i cittadini vengano a conoscenza del nostro operato e di quello che noi facciamo, dato che gli chiediamo le tasse, e quindi è giusto che i cittadini possano chiederci che cosa ci facciamo con quelle tasse. E quindi si inventa, diciamo così, è un primo esempio quello svedese di Freedom of Information Act, cioè di libertà di accesso all'informazione, ed è una cosa che in Italia non abbiamo ancora. Abbiamo provato in tanti modi, ci sono state tante norme, alcune anche disattese, e se ne sta ancora parlando, peraltro, di questo l'acronimo americano è FOIA, di Freedom of Information Act, che è un sostanzialmente cos'è? Sostanzialmente è il fatto di fare una richiesta a un ente per avere dei dati che dovrebbero essere pubblici ma non lo sono. E quindi noi, nel caso appunto di capire se questi presidenti di regione andassero più o meno a rendicontare, abbiamo provato a vedere se qualcuno ci desse delle risposte, che qualcuno ci desse delle risposte. Alcuni l'hanno fatto, alcuni ci hanno dato delle risposte e poi hanno pubblicato addirittura anche sul loro sito, anche sul sito del comune, cioè della regione, questi dati. Altri invece non ci hanno risposto. E questa non risposta, peraltro, può anche essere motivo di un contenzioso legale. Poi in quell'occasione, bene o male, siamo riusciti ad averli. C'è stata un'altra invece occasione in cui non siamo riusciti ad avere niente, ed è stata una richiesta di accesso agli atti sui derivati, che sono questi titoli di credito che incuriositi di economia possono andare a trovare. Sostanzialmente sui derivati emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I derivati sono dei particolari contratti,
che si fanno per che i comuni hanno fatto in anni passati, i comuni e anche lo Stato, per recuperare debiti in modi più o meno leciti, più o meno buoni. Comunque vi invito a verificare su online, sui derivati trovate tutto. E il Ministero dell'Economia risponde sostanzialmente, Dick risponde che col cavolo che io ti do i dati di queste cose. E quindi lì si è andati al TAR, c'è stato un ricorso al TAR che ha fatto il caporedattore di Wired, Guido Romeo, di cui è uscito un libro di recente, peraltro gli faccio anche un po' di pubblicità, ma il libro lo dovete leggere, si chiama Silenzi di Stato, ed è sostanzialmente una Bibbia di tutte queste storie. Quindi per chi è interessato vi do un'indicazione anche di acquisto, ecco. E quindi noi perché abbiamo fatto queste richieste? Non abbiamo fatto perché siamo dei rompiscatole, cioè un po' sì, però era un nostro diritto sostanzialmente, perché appunto questa legge 241 del 90 dice che chiunque abbia interesse ad avere accesso all'informazione può farne richiesta, e quindi abbiamo utilizzato quel tipo di, rifacendoci a quella normativa, abbiamo provato ad avere tutta la documentazione. Questa legge segnatevela e seguite un po' l'iter. Adesso ci sono stati degli aggiornamenti alla normativa, perché all'inizio erano previsti solo per le tematiche ambientali, poi invece è stata estesa anche ad altri campi. Però questo è molto importante, perché vi permette di avere un primo approccio con la pubblica amministrazione, che è una macchina super, super ingessata, ecco. E quindi c'è ancora parecchia difficoltà nell'applicazione di questa norma. Io paradossalmente ho avuto risposte prima, facendo richiesta di FOIA dagli Stati Uniti d'America, che facendo richieste in Italia. Faccio un piccolo esempio proprio velocissimo, poi chiudiamo, che comprendo anche che questa parte può essere un po' ostica, un po' noiosa. Stavo facendo così un'inchiesta, più che altro per diletto personale era quella, però poi ho avuto anche un discreto successo, sul primo collaboratore di giustizia nella mafia americana, che si chiama Joseph Valachi. È una storia molto interessante la sua. E lui sostanzialmente nel 68 inizia, negli anni 60 inizia a collaborare con la giustizia per avere chiaramente sconti di pene, cose di questo genere. E quindi vengono raccolti una serie di documenti su di lui, ci sono tutti i suoi verbali, ci sono tutte le sue deposizioni, e ci sono anche documenti ovviamente dell'amministrazione della giustizia americana. E io trovo in questi documenti sostanzialmente alcune parti che sono omissate, quindi che non si possono leggere. Perciò, dico, sono passati 50 anni, proviamo a vedere se riusciamo a leggere cosa c'è lì sotto. E quindi si fa richiesta di FOIA all'FBI, che dopo un paio di settimane mi invia questa letterina, proprio di in carta, ce l'ho ancora a casa perché è un feticcio, manda questa lettera in cui mi dice cosa devo fare per fare la richiesta. Io faccio tutto SEGOR e poi alla fine loro riescono a inviarmi questo documento. E tutto è durato un paio di mesi, contando che c'è stato in mezzo anche una spedizione di una lettera che ha fatto tutto l'Atlantico. Direi che era una tempistica abbastanza contenuta, mentre invece noi, per avere questi dati sui presidenti di regione con Wired, ci abbiamo messo anche 6 mesi. E quindi questo è un po' il quadro dei rapporti con la pubblica amministrazione. Ah, ok. Il giornalismo d'inchiesta al giorno d'oggi, indipendentemente se viene fatto in zone di guerra, in ambito dei paesi come l'Italia, è ancora, può essere pericoloso. Cioè, in passato certi giornalisti hanno chiesto di essere eliminati fisicamente. Certo. Oggi come oggi c'è ancora un rischio. Allora, è pericoloso più per il portafogli che per altro, diciamo, perché ovviamente
diciamo così, anche i metodi. Io mi sono occupato parecchio di criminalità organizzata in questi anni, soprattutto al nord. Quindi diciamo così, un po' si toccano con mano questi nuovi metodi di un po' di intimidire. Se una volta nella Palermo di una volta non ci pensavano su due volte a far sparire qualcuno o a freddarlo, come nel caso di Alfano, Fava, Siani, per fare un esempio di camorra. Oggi diciamo così che la strategia si è un po' più spostata su campi più raffinati, quindi c'è il campo della querela, quindi io riporto anche un atto giudiziario, lo posso anche copiare, però al boss locale questa cosa non piace. E quindi mi cita in tribunale, poi magari perde e deve pure pagarsi l'avvocato e darmi e risarcirmi, però intanto magari mi dice la prossima volta ci pensi due volte prima di rompermi le scatole. E quindi questo diciamo così è un po' uno dei nuovi metodi. Poi chiaramente ci sono modi un po' più subdoli, dall'invio, per esempio l'invio delle mail, quindi guarda che ho letto la tua cosa e insomma ti tengo d'occhio, so che stai scrivendo, stai attento a come ti muovi, cioè queste cosine simpatiche. E il campo di applicazione è quello, cioè fare inchiesta oggi è anche, soprattutto adesso ho parlato di criminalità organizzata, ma fare inchiesta per dire sulle grandi compagnie pubbliche è molto complesso, perché comunque loro non ci mettono niente a portarti a dire tipo non hai scritto questa cosa, ti porti in tribunale, perché comunque è vero, io di solito se faccio un'inchiesta su una grande compagnia, cavolo, prima di pubblicarla passo le settimane a verificare quello che ho tirato su, i documenti che ho in mano, e una volta che esce però questi ti dicono guarda io ti porto in tribunale e stiamo in causa 4 anni, e tu per 4 anni però sei lì che non sai come va a finire, che devi dimostrare comunque, quindi devi dimostrare che tu hai fatto il tuo lavoro, devi dimostrare che come tu hai raccolto le prove per dimostrare una tua tesi, quindi lì diventa complesso, perché è sufficiente che ne so, poi tante di queste querele poi appunto finiscono archiviate, perché tante volte il pubblico ministero appena legge la querela capisce. Delle volte mi stupisco che ci siano degli avvocati che si prestino a presentare determinate querele, però giustamente vengono pagati, quindi però per fare un caso limite, io da una fonte interna vengo a sapere che l'amministratore delegato ha rubato dei soldi. Me lo dice questa fonte interna che io sento al telefono, però non registro, e questi qua in qualche modo riescono a far sparire questa cosa. Io mi presento in tribunale e dico me l'ha detto lui, e la fonte interna arriva e dice no, io questo qua non ci ho mai parlato, non ho mai visto, non so chi sia, e io ce l'ho in piede, magari devo risarcire milioni e milioni per non aver presentato una prova. Quindi diciamo i metodi sono un po' questi qua, posto che poi diciamo così la violenza fisica non è stata archiviata del tutto. È un esempio, 2 settimane fa, di una collega che è andata in un deposito di rottami a Roma col cameraman per documentare un traffico di rifiuti appunto ferrosi, e lì è stata, sono sia lei che il cameraman sono stati malamente aggrediti, con tanto di macchina col vetro spaccato, e gli hanno anche puntato una pistola, quindi diciamo così, esatto, quindi diciamo che insomma, non è oltre le zone, poi ci sono zone che sono veramente quasi zone di guerra anche in Italia, ovviamente alcune volte là. Cose che si sentono, anche racconti di colleghi da Calabria, per esempio,
anche lì delle volte ci sono proprio scenari che chiaramente non rischi magari il proiettile nella schiena, però la pressione è talmente forte che è difficile dire di stare in un paese veramente libero comunque da conflitti o da cose di questo genere. Quindi il pericolo c'è sempre da questo punto di vista. Sostanzialmente cosa succede? 15 anni fa, 20 anni fa, per fare un esempio, ho rubato 500.000 euro all'azienda di cui ero amministratore delegato, o sono stato accusato di aver rubato 500.000 euro. 20 anni dopo, io intanto sono sparito dalla scena pubblica, magari mi sono fatto anche i miei 3 o 4 anni di arresti domiciliari o di galera, sono uscito dalla scena pubblica, dopo 20 anni mi presento e dico: faccio il presidente del consiglio, cioè voglio partecipare alle elezioni. E quindi lì chiaramente i giornalisti partono per capire chi sei, cosa fai, perché vuoi fare questo, e quindi scavano inevitabilmente nel passato. E riaffiora quella vecchia vicenda di 20 anni prima, ormai sepolta nel passato. E quindi lui dice: sì, ma è successo. Io dico: è successo 20 anni fa, è giusto che io ho riparato il mio conto con la giustizia, e quindi non è giusto che voi tiriate fuori questa roba, e non è giusto soprattutto cosa? Che quei fatti stiano ancora lì e possano ancora essere letti, sostanzialmente. Io adesso ve la sto dicendo proprio male, però il concetto è quello. Quindi io vedo che questo pezzo di 20 anni fa su di me, in cui si dice: Luca Rinaldi è stato arrestato il 5 maggio dell'86 perché è accusato di aver rubato 500.000 euro dalle casse della sua azienda, dell'azienda di cui è amministratore delegato. E io allora, a me questa roba non sta bene, e quindi: guardate, questa roba io riparto il mio conto con la giustizia, questa roba la dovete togliere dal vostro sito, cioè non può più essere raggiungibile. E quindi qui c'è un grande scontro, diciamo, in atto su questa cosa, e le redazioni sono subissate da queste richieste. Io poi, occupandomi appunto di inchieste, soprattutto quando si incappa nella giudiziaria, capita di dover andare a ritroso in un archivio a vedere se qualcuno ha avuto qualche precedente o cose di questo genere. E quindi questo è, diciamo così, il tema. Ci sono un po' addirittura questo pezzo. È recentissimo, 21 aprile addirittura, e quindi il gioco si sta sempre su una linea sottile, che è quella dell'interesse pubblico, perché c'è chi dice: ma io ai tempi non ero un personaggio di interesse pubblico, quando è successo questa cosa lo sono adesso. E però la Cassazione dice che se questo interesse pubblico c'è, quindi se tu ti sei candidato a guidare un paese, una regione, un governo, sei un personaggio pubblico, e quindi inevitabilmente è giusto che chi ti deve votare venga a sapere un minimo del tuo passato, ecco. Contate che, peraltro, c'è un passaggio all'interno di una delle ultime formulazioni di questa legge che addirittura incarica Google nella rimozione dei contenuti, quasi a volte scavalcando l'autorità giudiziaria che dovrebbe prendere la decisione. E quindi questo è un altro tema che verrà dibattuto nei prossimi 40 anni probabilmente. Perché chiaramente Google a sua volta è subissata da richieste di questo tipo, perché chiaramente c'è chi fa la ricerca su Google e vede che escono questi pezzi magari di 20 anni prima, e dicono: ma come, io ho diritto a essere dimenticato, questi fatti hanno diritto a essere dimenticati,
e chiedono a Google di, sostanzialmente, di far sparire questi contenuti. E questo è un problema, ed è un problema perché chi fa il giornalista si scontra con queste cose, con continue richieste di questo tipo. Spesso dalle redazioni in cui lavoro c'è qualcuno che manda anche la lettera dell'avvocato per dire: chiedo la rimozione di questo pezzo perché voi non avete dato conto. Perché poi c'è anche quest'altro aspetto, che non sempre i giornali danno conto poi di tutta una vicenda intera, perché magari uno è stato preso di striscio, non era un personaggio ai tempi così interessante come si è poi rivelato in futuro, e quindi magari il giornale ha dato notizia dell'indagine e non ha dato notizia dell'assoluzione che è venuta dopo. E quindi questo è un altro tema, perché loro dicono: c'è solo la notizia dell'indagine, non c'è la notizia della soluzione, la notizia sull'indagine va tolta. E quindi questo è un po' il tema, e se ne sta dibattendo e se ne dibatterà, te l'ho detto, probabilmente per i prossimi 40 anni, perché non si è ancora capito bene chi fa cosa, sostanzialmente, a chi compete la rimozione del contenuto e a chi invece deve essere demandata definitivamente questa funzione. Poi avrete sentito parlare di WikiLeaks e tutto quanto, quindi sarete già edotti su questa tematica e dei database e dei database aperti. Quindi anche qui, sempre per tornare un pochino al discorso dei numeri, il consiglio anche lì è quello di avere contezza di queste possibilità che ci sono. Cioè, WikiLeaks mette a disposizione chiaramente un archivio sterminato di determinate tematiche che vanno a documenti diplomatici, a documenti su Guantanamo, c'era stato quello famosissimo, e i Gizmo Files, Collateral Murders, e quindi è un archivio sterminato quello, ma ci sono poi anche archivi istituzionali anche a livello di Unione Europea in cui potete recuperare parecchie informazioni, ecco. Ti chiedo, la libertà di stampa, siamo al 77° posto, perché non la si può esercitare o perché dal tuo punto di vista non la si può esercitare? Perché a me sembra, per la lezione che hai fatto oggi, che non si può la puoi esercitare. Però la tua risposta qual è? No, uno se vuole la può esercitare. Diciamo che quel 77° posto è evidentemente legato a quelle ragioni che spiegavo anche prima. Quindi legato a un rapporto con le... con le istituzioni che non, per esempio, questo è sempre un esempio, ho un rapporto con le istituzioni che a malvolentieri rilasciano documenti, quindi una pubblica amministrazione che vede i giornalisti un po' come fumo negli occhi, ha una presenza di quelle che dicevo prima, che forse non ho definito querele temerarie, quindi nel senso, io sono liberissimo magari dal mio giornale di scrivere quello che voglio, chiaramente attinente e continente con la realtà dei fatti, o almeno, come dicevo prima, provandoci, e però c'è chi mi querela anche sapendo che quel che io ho scritto è vero, e quindi questo quel 77° posto arriva perché c'è questa possibilità. In Italia si può fare questa cosa, e si può fare questa cosa lasciandomi poi a pagare il mio avvocato. Cioè, per esempio in Gran Bretagna c'è questa normativa sulla querela secondo cui tu mi hai querelato, se perdi, se il querelante perde, deve un tot di, adesso non mi ricordo bene la proporzione, però era qualcosa di molto simile a un terzo o a un quarto della richiesta al querelato. Quindi noi qui abbiamo gente che magari esce una cosa, loro sanno che è vera e ci dicono: no, adesso tu mi dai 500.000 euro e ti porto in tribunale. Io vinco e basta. Poi io, capita anche che io magari alla fine di tutto, dopo che ho vinto in tribunale, devo anche pagare 3.000 o 4.000 euro di avvocato.
Invece ci sono normative in cui i querelanti chiedono 500.000 euro, se poi perdono devono al querelato, quindi in questo caso al giornalista, una cifra che può aggirarsi, adesso faccio una cosa, però magari devono 100.000 euro. E quindi ci sono paesi in cui questa cosa della querela temeraria è molto meno, le querele sono molto meno facili. Addirittura la normativa inglese prevede che il giornalista può scrivere tutto quanto, addirittura ci sono casi in cui nonostante una cosa sia stata falsamente riportata, però se il giornalista dimostra la sua buona fede, perché magari è stato imboccato da una fonte non attendibile, allora va bene. Quindi forse è una sproporzione, ma dà l'idea della cosa. Quindi questa questione della libertà di stampa è dettata da queste cose, è dettata da un giornalismo che al sud, per esempio, è complicatissimo fare. Ma non è complicato solo perché ci sono quelli che ti minacciano, ti querelano. È complicato perché chiaramente ci sono anche poi editori che non sono... Non sono lì per fare giornalismo, per editare dei giornali, ma sono lì per guadagnare su altre cose. E quindi anche questa degli editori, cioè quel 77° posto coinvolge finalmente anche gli editori, che se un editore paga 8 euro un giornalista, come può un giornalista essere libero? Quindi quel 77° posto è questo. Poi chiaramente abbiamo tutto anche un corollario di cose che conoscono tutti, cioè il Presidente del Consiglio che prende in mano il telefono e chiama, o l'addetto stampa del Presidente del Consiglio che prende in mano il telefono e dice so che hai scritto di quella roba, basta così. Cioè ci sono anche poi queste cose qua, ma questo succede probabilmente in tutti gli stati del mondo. Ecco, io credo che quel 77° posto sia figlio più che altro di questa cosa e di giornali che di fatto hanno comunque sempre dei mandanti tra virgolette, quindi editori puri in Italia ce ne sono non ce ne sono, cioè praticamente editori puri di giornale, Cairo è un editore puro, adesso viene pure boicottato con i Findus eccetera. Il giornalismo si inserirà nel nostro percorso all'interno di altri argomenti, diventerà poi una cosa di cui parleremo tanto. Oggi l'abbiamo visto da un punto di vista del giornalismo d'inchiesta che rappresenta sicuramente una parte molto affascinante e molto interessante, andando a vedere come si ricostruiscono le fonti, quando ieri abbiamo parlato di divario digitale e la capacità poi di andare a trovare i documenti e le informazioni che mi servono. Quindi sul giornalismo ci torneremo, lo vedremo anche da altri punti di vista per completare il nostro percorso. Non mi resta che ringraziare Luca Rinaldi che ci ha fatto questo regalo di questa lezione, quindi non ci resta che ringraziarlo e noi ci vediamo domani.